Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Spero tutto bene. Allora, oggi vi parlo di quello che è il calciomercato secondo i giornali, perché come sapete ogni anno la rosa della Juventus viene sì smantellata, ma rimpolpata in qualche modo di giocatori che talvolta sono, insomma, poco verosimili. Quest'anno la cosa è veramente scoppiettante perché complice il fatto che sì, il calciomercato inizierà come sempre il 1° luglio, però è vero anche che finirà prima, il 17 di agosto, non sbaglio. Quindi cosa hanno fatto? Sono presi per tempo, ho iniziato già a dire i nomi praticamente a metà maggio. Ora siamo i primi di giugno e per questi giornali, ma tutti, nessuno escluso, da quelli stranieri a quelli italiani, ai siti, blog e così via, la Juventus sembrerebbe praticamente rifatta da cima a fondo, ecco. Diversamente da quanto invece succederà. Allora, rimando alla sigla, come sempre, poi iniziamo. Allora, come vedete, la vedete già la formazione, voglio spiegarvela perché in effetti c'è da dire due paroline su tutti i nomi che vedete. In maiuscolo, totalmente in maiuscolo, vi ho messo i tre nomi che sono Perin, Darmian e Emre Can, che sono quei nomi che ufficiosi, cioè nel senso che si chiuderà, non si dovesse chiudere, dovrebbe essere proprio motivi legati a imprevisti, e però insomma le trattative sono fatte e la conclusione dovrebbe essere imminente. Partiamo con i portieri, Perin e Miranda, ok, Perin è l'unico nome che forse dovrebbe essere confermato e spero anche breve proprio in questi giorni, quindi non dico altro, magari lo dirò nel momento in cui ci sarà una conferma o meno. Mirante, perché Mirante viene accostato alla Juventus ogni volta che c'è da decidere un secondo o terzo portiere, perché Mirante rientrerebbe in quel caso di vivaio, in quanto da noi ha passato degli anni da giovane. E detto questo, Mirante però attualmente non troverebbe posto, nel senso che arrivasse Pellegrini e Koscielny, al massimo ci sarebbe un terzo portiere che potrebbe rimanere appunto Pinsoglio, sempre che Pinsoglio, non essendo appunto vecchissimo, chiede appunto la cessione per giocare da qualche parte. Mirante è un classe 1983, quindi ha 35 anni, potrebbe anche accomodarsi in panchina, ma la vedo una cosa difficile, anche se in effetti è verosimile il suo accostamento alla Juve perché per il discorso vivaio, che potrebbe far comodo a Juventus che ha pochi giocatori del vivaio. A destra abbiamo Cancelo e Arias, beh insomma quello là. Cancelo, dopo che l'Inter non l'ha ovviamente riscattato, è stato accostato alla Juve, perché chiaramente quando un giocatore si libera in qualche modo la Juve è sempre accostata. È vero che io sarei molto felice di averlo, però è anche vero che i 38 milioni che ha richiesto del Valencia costano un po' con quelli che potrebbe essere un po' il calciomercato, cioè l'investimento totale della squadra, non solo su un posto preciso. Insomma, si può sempre dare una minima percentuale di realizzazione. Arias è un giocatore che è stato in realtà visionato da Paratici nell'ultima partita che ha giocato in nazionale. È un giocatore del PSV Eindhoven, squadra olandese se non erro, ed è stato accostato alla Juve dopo che ci si è vociferato di una possibile, insomma, che la trattativa di Darmian non potesse andare in porto per dei motivi che non ricordo. Però insomma sono nomi che talvolta li mandano, però poi non si capisce da dove li tirino fuori sinceramente. E ovviamente io sinceramente non è che lo conosco bene sto giocatore qua, quindi non dico altro. Godin con Jimenez come sostituto, no? Perché ho fatto, cioè sono due formazioni che poi viste così insieme sono anche forti. E Godin viene accostato perché potrebbe essere un colpo alla Marotta per certi versi, però chiaramente Godin perché dovrebbe venire? Dovrebbe venire perché qualcuno ha già in qualche modo smantellato il reparto difensivo con Benatia in questo caso, che ha smosso un po' tutto, secondo i giornali per ora. Ricordiamo che Benatia potrebbe prendere decisioni solo dopo il Mondiale, quindi per ora non vedo perché far nomi. Con Jimenez, che è appunto il difensore sempre dell'Atletico Madrid, molto giovane, molto forte, mi piace molto, ma viene accostato più perché fa bello accostare certi giocatori, certi difensori alla Juventus, in quanto il nome è importante. Romagnoli e Boateng. Boateng è stato recentemente accostato dopo che ha avuto 2 anni di inferno. Boateng ha giocato poco e male, forse complice anche gli infortuni chiaramente. Non vedo perché la Juventus dovrebbe prendersi, investire su Boateng, un giocatore di 30 anni quest'anno, e dargli uno stipendio altissimo quando come fisico, forma fisica, credo che sia paragonabile allo stesso Ovedes, con la differenza che Ovedes era in prestito, con un diritto di riscatto, con uno stipendio ben più basso. Romagnoli è un nome che si fa caldo in questi giorni, che è un nome verosimile, ma ripeto, fin tanto che Benatia resta la Juventus, e visto che non c'è nulla di certo circa la sua permanenza nella sua cessione, non vedo perché far nomi di difensori, ma chiaramente già iniziano ad accostarseli tutti quanti. Sinistra ho messo Darmian, ho messo sinistra Darmian per fargli stare gli altri a destra. Darmian è Bernat del Bayern Monaco. Bernat è un giocatore che semplicemente è stato accostato secondo me in quanto terzino, quindi visto che secondo la testa di qualcuno mancano terzini, e in parte è anche vero, allora accostiamoci anche Bernat, che è un giocatore che sinceramente non mi fa impazzire, tra l'altro, quindi anche se arrivasse non sarei contento.
Vermiani invece i giocatori di quelle trattative sono verosimili o vere. Cristante e Pellegrini, li ho messi così, poi ovviamente a disposizione potete farle voi. Cristante e Pellegrini sono due giocatori che in realtà sono legati da un filo logico in cui si vedrebbe un giocatore andare all'Atalanta, questa cosa Cristante, e l'altro venire alla Juventus. Non so per quale motivo. Oppure addirittura che appunto rimanesse Pellegrini alla Roma e venisse Cristante alla Juventus. In ogni caso se l'hanno costati entrambi, perché non sapendo da che parte questi due dovrebbero sbattere la testa, nel dubbio ce le costano entrambi, quando in realtà al massimo potrebbe dare uno dopo cessioni alla Sturaro, cessioni, non gli so, altri giocatori, ma insomma un conto è costarsene uno, un conto è costarsene due. Non credo che la Juventus vada a tentativi e chi arriva arriva, ecco. Emre Can e Pogba, mi sono un po' balla anche se non mi piace, ma perché non potevo mettere altri due di fianco. Emre Can è un giocatore che arriverà, sì, ok. Pogba è un giocatore che viene accostato perché? Perché il nome va accostato a Juventus per parlare un po', per insomma, raccontare un po', raccontare una storia in cui il grande ritorno di Pogba dopo gli anni a Manchester, la Juventus che vuole riaccogliere le braccia aperte. Pogba perché? Ultimamente si vocifera anche di un prestito di Pogba, cioè l'United dopo che ha investito 105 milioni e strappare questo giocatore qua, vado a Juventus e fa, te lo prestiamo, ma sì, una cosa, cioè prestiti, così, lo stipendio chi glielo paga? Mia nonna. Savic e Tielemans, Savic credo che sarà la telenovela di tutta l'estate, sarà un po' quello che è stato in qualche modo Higuaín al tempo, e spero che poi sia come Higuaín senza fare altre cessioni avanti, perché Savic potrebbe essere il centrocampista che tutti aspettiamo e potrebbe essere veramente una trattativa in corso. Ma da qui a dirla per certo, se no ce ne passa, anche perché c'è una scommessa in ballo con Colpo Gobbo che insomma dovrei mantenere in caso. Tielemans, un giocatore che viene accostato recentemente, è un classe 97 che conosco molto bene perché è football manager, cioè nel senso che chi gioca a football manager Tielemans è una specie di sogno proibito. Nelle ultime edizioni, 2 o 3 edizioni fa era veramente il giovane più forte del centrocampo che ci fosse nel gioco, arriva veramente al massimo come potenziale, beh insomma è un centrocampista che io spesso ho usato sia su Football Manager che poi anche su altri giochi, però fin là e basta. Diciamo che un giocatore giovane è sicuramente un giovane prospettiva interessante che alla fine farà anche la carriera che farà, però da qui a costare Juventus il motivo è che tanto va sempre costato qualcuno a Juventus, quindi meglio farlo insomma. E partiamo da destra con Chiesa e Florenzi. Ho messo Florenzi qua avanti semplicemente perché non lo potevo mettere indietro. Chiesa, si può, un po' la volta, un giorno mi è costato al Napoli, un giorno mi è costato al Juventus. Le cifre poi sono esagerate, tra i 50 e i 60 milioni di euro. Perché dovrebbe la Juventus investire quei soldi per un giocatore che non serve, perché non serve nessuno davanti? Non lo so spiegare, ma insomma, come direbbe Tiziano Ferro, non me lo so spiegare. E Florenzi perché ultimamente viene accostato a Florenzi, la Juventus perché? Perché la Roma sembrerebbe lì che vuole cedere Florenzi, e allora la Juventus chiaramente. Praticamente, secondo la logica dei giornali, la Juventus ogni volta che sente ah, qualcuno cede, beh, andiamo là che lo compriamo. Quindi sostanzialmente dovremmo avere un centinaio di giocatori in questo andamento qua. Icardi e Lewandowski. Il concetto è sempre quello, di tutti gli altri. C'è un minimo sentore di cessione da parte di la Juventus, è lì che vuole comprarlo. Icardi addirittura sono inventati, e per me è invenzione ragazzi, su questo mi sbilancio, uno scambio con Conguaglio a favore dell'Inter. Con i guai. Il motivo non lo so, però Icardi. Lewandowski si vocifera che dovrebbe lasciare appunto Bayern Monaco e quindi chi cadrà a comprarlo? La Juventus. In realtà, signori, secondo me se Lewandowski va via, l'unica squadra che lo può prendere, che potrebbe prendersi a Real Madrid, è un giocatore che si vede molto bene, perché forse Benzema se ne va tra l'altro. Sì, c'è stato accostato anche forse Benzema, anzi più al Napoli che. Vi ricordo che tra questi nomi manca uno, e lo manca solamente perché non si può metterlo, che è Vidal a centrocampo. Anche Vidal, discorso uguale a Pogba, i torni, no, la nostalgia è quella, ce lo riappioppano, in realtà non si farà. Oltre al fatto che ultimamente vengono questi giocatori in coppia a Juventus e Napoli insieme, quindi quest'anno andrà così. È il calciomercato fatto in comunità quest'anno. Infine a sinistra Morata e Martial. Martial, questo qual è? Questa qua così che era anche figa. Morata perché? Stesso discorso. Nostalgia, vuole tornare a Juventus. È stato anche lui messo in una trattativa di Higuaín, cioè praticamente secondo i giornali, cioè l'Higuaín è stato preso da qualsiasi squadra, dalla Juventus, è stato praticamente portato a qualsiasi squadra e gli è stato detto, volete Higuaín? Sì o no? No, 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 è così. Così è andata sicuramente. E Martial è un po' un giocatore alla Tielemans, alla Jimenez, cioè i giocatori che hanno un bel nome, un nome pesante, importante e che vanno a costruire Juventus perché fa figo parlarne.
C'è da dire però che c'è un piccolo problema. Martial, questa, perché viene così ogni volta? Non so, però è sì, Martial, credo che sia giusto Martial. Vabbè, Martial fa un culo. Perché chi che lo paga? Cioè, sono investimenti pesanti. Il giocatore è molto giovane, molto forte, ma molto giovane e molto forte in Premier League, al Manchester United, che è la squadra più potente a livello economico, vuol dire spendere la barca di soldi. Juventus non ha bisogno di un giocatore del genere, che può giocare anche come esterno, oltre che come punta. E quindi perché? Cioè non ha senso. Cioè secondo la Juventus, che ha l'attacco formidabile, parliamoci chiaro, torna anche Piazza, formidabile e con età ancora che può garantire un altro anno, perché prima o poi qualcuno andrà via, e cioè, forte e che nessuno, non ha senso mandare via nessuno, cioè non vedo alternative sinceramente al momento. E non puoi prendere due titolari per un posto solo, perché uno sentirà un po' di malumore. Quindi chiaramente non capisco perché costare ben sei giocatori. Beh, io li ho messi qua, Florenzi, così, ma Icardi e Lewandowski insieme, Morata e Martial sono quattro attaccanti che potrebbero fare quattro, le punte. Cioè, sembra quasi o che la Juventus vada un po' a tentoni, cosa che non è così, o che semplicemente qualcuno spara puttanate, e su questo sono abbastanza d'accordo. Cioè, i giornali si rimbalzano notizie a caso. Passi in secondo piano Cavani, che quest'anno ci viene accostato sì un po' come sempre, ma non tanto insistentemente, anche se Cavani è un attaccante che potrebbe partecipare a quel valzer di punte, insomma, che ogni anno ci ha. Infine c'è Falcao, che non viene accostato a Juventus per il primo anno, dopo che c'è stato un tentativo in realtà vero qualche anno fa, in prestito alla fine del mercato, perché quest'anno viene accostato al Milan. Questo è un po' retrocesso attaccanti a ex attaccante, diciamo così. Detto questo ragazzi, niente, questa è la mia formazione, se volete provarla con FIFA o qualcosa, secondo me vincete anche la Champions, perché in effetti è fortina, cioè parliamoci chiaro, parlo di quelli titolari, no? Cioè, la difesa è tanta roba, il centrocampo è spaziale, cioè Cristante potete metterlo anche al posto di Merchan, credo, ma comunque Merchan come mediano, togliendo un po' indietro, è perfetto. E attaccante, l'attacco è molto forte, c'è da dire la verità. E avere anche 11 dietro, credo che sia una formazione che vinci tutto, cioè proprio fortissima, questo bisogna dirlo. Fa piacere che ce la costino, ma speriamo che poi al massimo ce ne arriveranno 3 più 1, cioè tipo il quarto potrebbe essere, non so, Savic. Vedremo, speriamo di sì, perché voglio tagliarmi i capelli. Detto questo ragazzi, forza io come sempre, e alla prossima, ciao! Paura, 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 paura.